Lo prendono in giro quando pianta degli alberi nel deserto, ma poi rimangono a bocca aperta. Dicono sempre che dovremmo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, ma non tutti hanno la forza di applicarsi o qualche idea geniale per riportare la pace nelle nostre vite. Se state cercando la voglia di mettervi in gioco, questa è la storia perfetta per voi. In questo video vi presenteremo una persona che nel 1979 è stata presa in giro per il suo desiderio di cambiamento, ma che oggi è conosciuta come l'uomo della foresta. Quando si affronta l'argomento della salvaguardia dell'ambiente, molte persone dimostrano il loro completo disinteresse con un semplice commento. Che differenza può fare il contributo di un singolo? Sebbene sia un'obiezione comprensibile, si trasforma spesso in un ostacolo psicologico che ci impedisce di fare del nostro meglio. L'idea di un adolescente pieno di speranze ha salvato un'intera isola, anche se molte persone lo hanno preso in giro per il suo tentativo apparentemente vano. Il tempo però gli ha dato ragione. Il protagonista della nostra storia è Jadav Payeng, soprannominato Molai. Vive sull'isola di Majuli, nello stato indiano di Assam. Majuli si trova sul fiume Brahmaputra ed è una delle isole fluviali più grandi del mondo. È un luogo meraviglioso, immerso nella natura, ma quello che vediamo oggi è il frutto dell'impegno di una singola persona. Purtroppo il terreno su cui sorge l'isola è pesantemente suscettibile all'erosione e, secondo gli esperti, scomparirà nel giro di 20 anni. Molai non è originario di Majuli, ma è nato nelle campagne della città rurale di Jorhat nel 1963. Fin dalla tenera età, Jadav aveva saputo che l'isoletta sul fiume Brahmaputra soffriva di danni dell'erosione del terreno. In molte interviste successive ha raccontato di aver trascorso la sua infanzia a giocare nella foresta di Majuli e di aver osservato l'imponente vegetazione dell'isola che si spegneva lentamente. Quando Molai aveva raggiunto l'adolescenza, Majuli era quasi scomparsa a causa dell'erosione ed era stata ricoperta soltanto di sabbia e cespugli selvatici. Le sponde dell'isola ospitavano diversi animali deceduti prima di poterla abbandonare. Affondando, Majuli aveva inizialmente attirato verso il centro dell'isola le creature che un tempo l'avevano abitata, che purtroppo avevano incontrato una fine triste a causa del sole cocente e della mancanza di ombre. Sapeva che nessuno sarebbe intervenuto, ma desiderava tanto aiutare la sua isola a rinascere. Che differenza può fare una sola persona? Jadav però non voleva arrendersi senza lottare e nel 1979 aveva preso una decisione. Avrebbe trascorso il resto dei suoi giorni a cercare di ridare la vita a quell'isola sabbiosa e sterile. Come? Piantando almeno un albero al giorno. All'epoca Molai aveva solo 16 anni e una vita intera davanti a lui. Aveva la possibilità di piantare migliaia di alberi e non si sarebbe tirato indietro di fronte alla sua responsabilità. La sua promessa non è stata facile da mantenere. Molai era un lattaio e non aveva alcuna esperienza con il giardinaggio. Presto ha scoperto che trovare dei semi di alberi da piantare sarebbe stato ancora più difficile della manutenzione della sua futura foresta. Nel suo immaginario, infatti, pensava di piantare decine di alberi differenti per trasformare quel terreno arido in un bosco rigoglioso e variopinto. A questo scopo ha stilato una lista dettagliata partendo dagli alberi più rilevanti come il bambù e il pioppo nordamericano. Col passare degli anni il problema del reperimento dei semi si è risolto da solo, perché gli alberi piantati e ormai cresciuti distribuivano autonomamente altri semi sul territorio. Per fortuna l'isola era circondata da un fiume d'acqua pulita, che si occupava di innaffiare gli arbusti. L'avventura di Jadav richiedeva molto tempo e in quel periodo il ragazzo aveva dovuto abbandonare la maggior parte dei suoi passatempi preferiti per occuparsi degli alberi. La sua dedizione, però, ha dato i suoi frutti e nell'arco di qualche decennio l'ecosistema dell'isola è rinato dalle ceneri. La foresta di alberi piantata da Jadav è stata soprannominata Bosco di Molai, in onore del suo creatore. Quella che era iniziata come la promessa di un ragazzino inesperto si era trasformata in un'oasi verde piena di vita. Il terreno boschivo è più ampio di Central Park e 12 volte più spazioso della Città del Vaticano. Dopo quasi 40 anni di crescita, oggi la foresta di Molai ospita numerose varietà di alberi e creature selvatiche come cinghiali, cervi, rettili e uccelli. L'aspetto lussureggiante dell'isola ha attratto anche delle specie animali considerate esotiche, come gli elefanti, i rinoceronti e le tigri del Bengala. La foresta è piena di alberi, li ho piantati tutti con le mie mani, ma non posso prendermi tutto il merito della loro crescita, ha dichiarato Jadav.
All'inizio ogni arbusto richiedeva molto tempo, non avevo le risorse necessarie e dovevo dedicare tutte le mie giornate alla foresta. Oggi è più semplice perché è il bosco stesso a restituirmi i semi da piantare nel terreno. Quando si pianta un albero bisogna aspettare che fiorisca. Quando produce i suoi semi, il vento li trasporta a terra e gli uccelli li fanno sprofondare nel terreno. Le mucche, gli elefanti e persino il fiume sanno qual è il loro ruolo nel ciclo della vita. L'ecosistema sa cosa deve fare. Jadav ha dichiarato di aver perso il conto degli alberi che ha piantato, ma che probabilmente la sua foresta oggi ospita centinaia di migliaia di piante che forniscono ombra e riparo alle creature selvatiche. Nonostante la densità del bosco, Molay riesce ancora ad individuare il primo albero che ha piantato, che oggi svetta alto e possente al centro della foresta. Jadav ha fatto un ottimo lavoro, ma non è l'unica persona al mondo ad aver dedicato gran parte della sua vita ad una causa così nobile senza aver ottenuto niente in cambio. Soltanto nel 2008 le reti televisive indiane hanno scoperto per puro caso quello che aveva fatto, quando un branco di elefanti selvatici si sono stabiliti nella foresta piantata da lui. Jadav ha avvisato il Dipartimento Ambientale della presenza degli animali sull'isola, ma le autorità lo hanno preso per pazzo. Secondo loro non c'era nessuna foresta presso il fiume Brahmaputra. Quando le guardie forestali hanno ispezionato l'isola e interrogato gli abitanti delle città vicine, i residenti locali hanno spiegato che era stato Jadav a ricostruire l'ambiente naturale di Masuli. Solo a quel punto i media hanno rincorso il lattaio per intervistarlo e le autorità hanno deciso di nominarlo una guardia forestale ad honorem per il suo intervento prezioso. La foresta di Molay è rimasta un segreto indiano fino al giorno in cui un giornalista disperso tra le strade indiane ha messo piede sull'isola rinata. Jitu Kulita si era addentrato nella flora selvatica per scattare alcune foto agli uccelli endemici del fiume Brahmaputra, quando aveva scoperto il fogliame rigoglioso nel bel mezzo di un'isola che, secondo le sue ricerche, doveva essere arida e sterile. Jitu si è avvicinato alla foresta, ma Jadav lo ha scambiato per un bracconiere. Quando il bosco aveva iniziato a crescere, elefanti, tigri del Bengale e rinoceronti lo avevano scelto come tana per diversi mesi dell'anno. Jadav si è presentato e gli ha raccontato la sua storia, che poco tempo dopo è stata condivisa in diretta internazionale in un documentario intitolato Forest Man, l'uomo della foresta, che ha ottenuto più di 5 milioni di visualizzazioni. Nel documentario, Jitu spiega come ha scoperto il progetto segreto di Jadav e per quale motivo ha deciso di scrivere un articolo su di lui. L'uomo della foresta ha spiegato in seguito che quell'incontro gli ha cambiato la vita e lo ha reso famoso in tutto il paese per i suoi sforzi titanici. Da quel momento in poi, la gente per strada lo ha soprannominato l'uomo delle foreste indiane. Nel 2015 Jadav ha ricevuto persino un riconoscimento ufficiale da parte del governo indiano, che gli ha conferito uno dei premi civili più importanti del paese, la Padma Shri. Jadav ricorda ancora il periodo in cui i suoi concittadini lo prendevano in giro per il suo sogno di ricreare l'isola rigogliosa della sua infanzia, ed è contento di non aver mai perso la speranza. L'erosione del suolo dell'isola è ancora un problema molto grave, ma le autorità non sembrano propense ad ascoltare i consigli di Jadav per risolvere la questione. Nonostante il pericolo imminente, Molay non ha intenzione di traslocare. Oggi l'uomo della foresta ha 3 figli, ma continua a preferire la quiete del bosco alle metropoli trafficate in cui la gente non riesce a vedere ad un palmo dal naso a causa dell'inquinamento atmosferico. Sente di dover continuare a proteggere la sua isola e non è ancora pronto ad arrendersi. Secondo Jadav, però, il vero pericolo non sono l'erosione o gli animali selvatici che abitano l'isola, ma gli uomini disposti a distruggerla per guadagnare. «Non esistono mostri in natura, a parte gli umani», ha spiegato. «Consumiamo tutto quello che abbiamo a disposizione fino a esaurire le scorte. Nemmeno le tigri o gli elefanti sono al riparo dagli umani». Sebbene abbia passato da qualche anno la mezza età, Jadav non ha nessuna intenzione di interrompere il suo progetto di piantare un albero al giorno. Lui e sua moglie si guadagnano da vivere vendendo il latte nei villaggi vicini, ma l'uomo della foresta è ancora dedito al suo bosco e ha intenzione di continuare ad ampliarlo fino all'ultimo giorno della sua vita. Ormai è diventato un esperto di botanica e spera di riuscire a ricoprire il territorio di tutta l'isola di alberi. «Il mio sogno è riempire le isole di Masuli e Jorhat di boschi rigogliosi. Continuerò a piantare alberi fino al mio ultimo respiro. Dico sempre, tagliarli non ci porterà niente di buono. Dovrete tagliare me prima di toccare i miei alberi». Quando gli hanno chiesto cosa lo spinge a continuare, Jadav ha risposto «Nessuno può vedere Dio, ma io vedo nella natura. Mi ispira, mi dà la forza di continuare. Fino a quando sopravvivrà, vivrò anch'io».
Alcuni sostengono che prendersi cura dell'ambiente sia una causa persa, ma quest'uomo ha dimostrato che il contributo di una sola persona può fare un'enorme differenza. Masuli, l'isola fluviale più grande del mondo, era sempre stata un terreno arido e sterile, ma la sua situazione è cambiata radicalmente grazie a un lattai adolescente che voleva dipingere il mondo di verde. Voi avete mai compiuto qualche azione significativa per proteggere l'ambiente? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.